Stavamo facendo un servizio in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con il Comune di Positano. Questo bambino è stato allontanato da un'onda di risacca che lo ha portato al lago. Il bambino non toccava più, si vedevano solo le manine che uscivano dall'acqua. Il cane se ne è accorto, è andato immediatamente in acqua insieme al suo conduttore e entro pochi secondi il bambino è stato tirato fuori. Ecco, questa mo si mette di mettersi in posa, sta a posto. Per addestrare un nostro cane da salvataggio impieghiamo all'incirca un anno e mezzo per prendere il primo brevetto. Poi ovviamente ci sono delle fasi successive più avanzate di addestramento, per cui si addestra il cane ad operare da qualsiasi mezzo navale ed anche da elicottero. Da terra riusciamo a fare qualcosa, ma loro tramite i cani ci danno un grosso aiuto, in quanto noi andando a prendere una persona che sta in difficoltà la fatica si sente, quindi avendo un appoggio da un animale esterno che sicuramente ci riporta a riva, essendo molto sensitivo rispetto alla corrente, è un bellissimo aiuto. Ragazzi, non sapete nuotare, agitatevi! Oltre diciamo alla collaborazione tecnica ci danno l'opportunità di diciamo contattare l'utenza, i bagnanti con un metodo molto più facile, perché i cani ci fanno avvicinare ai bambini e anche grandi, quindi la curiosità spinge loro a farci delle domande e quindi a vivere meglio queste stagioni.